Questo programma è promosso da ANCI Abruzzo e ISEA, con il sostegno di Ecosism, Di Donato S.P.A., fratelli Ettore e Carlo Barattelli, Sciarra Costruzioni, Ierbelli Costruzioni, Falone Costruzioni, Eternedile Magazzini per l'Edilizia, Madis Costruzioni. Sisma bonus o super sisma bonus? E questo è il dilemma sul quale si interrogano esperti, professionisti ed imprenditori presenti nella nuova puntata di Cantiere Abruzzo. Una puntata dedicata alla messa in sicurezza delle costruzioni private e pubbliche italiane, che si interroga appunto sul futuro delle costruzioni, su cosa significa rendere veramente sicura la vita di tutti noi. Ne parliamo con Roberto Scotta, docente ordinario dell'Università di Padova, e con Lorenzo Bellicini, direttore del CRESME. E poi andiamo in un cantiere a scoprire le caratteristiche del cappotto termico della Ecosism. Detrazioni fiscali per chi sceglie di rendere la propria abitazione a prova di terremoto. E il sisma bonus, una misura introdotta con la legge di bilancio del 2017 a seguito della catastrofe naturale che nei mesi precedenti aveva segnato il centro Italia. Il sisma bonus ordinario prevede detrazioni fiscali fino al 50% per una spesa limite di 96.000 euro, quando i lavori interessano singole unità immobiliari o parti comuni dei condomini. Se l'opera comporta un salto di classe di rischio sismico o l'efficientamento energetico, le detrazioni possono salire fino all'85%. Inoltre, dallo scorso anno, il sisma bonus è sommato all'ecobonus quale parte integrante del super bonus con detrazioni del 110%. I bonus sono prorogati dal governo di anno in anno, benché siano un moltiplicatore di ricchezza per le casse pubbliche. L'incertezza ci danneggia e crea disagi organizzativi, questa è la posizione delle associazioni di categoria, le quali chiedono che le detrazioni fiscali vengano messe a sistema. Quella dell'adeguamento sismico è una pratica antica che però, fino alle moderne tecnologie, non sempre era efficace. In passato, ad esempio, si era soliti ricorrere a cordoli e solai in cemento armato, molto resistenti certo, ma che appesantivano i fabbricati causandone il crollo. Col passare degli anni sono stati notevoli i passi avanti della tecnica e in questo l'Abruzzo è pioniere in Italia. La nostra regione infatti ha delle zone altamente sismiche e sono state innumerevoli le ferite causate dai terremoti nel corso della storia. A seguito del sisma aquilano del 2009, privati, addetti ai lavori e politica hanno preso coscienza della necessità di riqualificare gli immobili in chiave antisismica. E le moderne tecnologie lo hanno reso possibile anche per fabbricati preesistenti. Che si tratti delle incamiciature in acciaio su alcuni elementi, dei cappotti sismici sulle pareti delle case o dell'utilizzo di nuovi materiali performanti, le abitazioni oggi possono diventare a prova di terremoto e grazie ai bonus i lavori sono ora veloci ed economicamente vantaggiosi per il cittadino. Ben ritrovati, gentili telespettatori, con Cantiere Abruzzo. In collegamento per noi c'è Lorenzo Bellicini, direttore del CRESME. Benvenuto direttore. Innanzitutto, sicuramente gli incentivi previsti dai decreti legge rappresentano un traino per il mercato delle costruzioni che finalmente torna a respirare una boccata d'aria. Sì, diciamo che siamo proprio di fronte a una specie di nuovo boom del settore delle costruzioni, che è una crescita rapidissima in verticale, certamente dovuta in buona misura agli incentivi, ma anche alle opere pubbliche, perché diciamo il settore delle opere pubbliche ha registrato nel 2019 un più 10% di investimenti, nel 2020 con la pandemia un più 9% e quest'anno saremo più un 15%, un più 20%. Se poi aggiungiamo appunto gli incentivi che stanno spingendo tantissimo il mercato,
Siamo di fronte a una fortissima crescita con una domanda che potremmo definire euforica. E come ogni domanda euforica c'è però qualcosa che sembra non andare troppo nel mercato. In particolar modo c'è il problema delle forniture e quindi dei prezzi impazziti. Sì, diciamo che ci sono, diciamo che c'è in questo momento un rapporto un po' squilibrato tra domanda e offerta, con una forte domanda che si scontra peraltro con tutta una serie di scenari che non sono solo italiani, perché c'è una forte domanda per il settore delle costruzioni a livello internazionale, per cui c'è una forte domanda di materie prime che ha cominciato a incidere sui prezzi. Dopodiché c'è anche un effetto sui porti. Basta ricordare che il terzo e il quinto porto del mondo, che sono due porti cinesi, sono fermi per i problemi del Covid e quindi rallentano gli scambi dei prodotti. E la pandemia aveva ridotto la capacità produttiva, e questa domanda forte si scontra con una capacità produttiva dove mancano materie prime, ma manca anche la capacità di produrre, di riequilibrarsi. E soprattutto, però, uno dei temi veri in questo momento di cui bisogna stare attenti, su cui bisogna stare attenti, è che c'è anche speculazione. E quindi il tema è che questa ripresa, se è una ripresa con tassi di inflazione così grandi, per semplificare, con le risorse che abbiamo, se variano tanto i prezzi, potremmo fare meno cose importanti che servono poi alla ripresa dell'economia. Certo, anche perché parliamo di una ripresa dell'economia che porterebbe a nuovi posti di lavoro, soprattutto a posti di lavoro duraturi, stabili nel tempo e sicuramente più trasparenti. Cosa suggerisce in questo momento? Anche perché se non torniamo ad una situazione normale nell'ambito del mercato dei prezzi, rischiamo di non rispettare le scadenze previste dalla legge. Diciamo che allora sicuramente il tema dell'occupazione a cui accennava è importante. Le costruzioni, ricordiamo, dal 2008 ad oggi hanno comunque perso 650.000 addetti, e quindi una delle ragioni della perdita di occupazione nel nostro paese sta nella crisi delle costruzioni. Con la ripresa ne abbiamo già recuperati 50.000 e quindi diciamo che dal settore delle costruzioni può venire un contributo importante in termini di occupazione. Però è evidente che in questa fase bisogna stare molto molto attenti. Cioè, l'input che potremmo dare da un lato è quello di veramente di cercare di ridurre al minimo la speculazione, e quindi se i costi delle materie prime sono cresciuti, naturalmente non si può fare a meno di tenerne conto. Peraltro lo scenario di medio periodo, già nella seconda parte dell'anno, se tutti si comportano bene, si dovrebbe registrare uno scenario di frenata, ma se la speculazione diventa importante, continua a crescere, allora le cose diventano critiche. Dobbiamo anche tenere poi presente che questo mercato è sostenuto da una parte degli incentivi, da una parte con le risorse che erano state messe prima della crisi nelle opere pubbliche. A partire da luglio arriveranno anche le risorse europee, però ricordiamoci che è un mercato sostenuto. Nel momento stesso in cui questi incentivi o questi sostegni cominceranno per forza di cose a ridursi, o il settore è in grado di fare un salto di qualità e quindi alzare il livello del mercato, oppure ci troveremo di fronte a un problema di una nuova caduta. Ben ritrovati con Cantiere Abruzzo, in collegamento con noi il professor Roberto Scotta, docente dell'Università di Padova. Dottor Scotta, benvenuto qui a Cantiere Abruzzo. Una domanda per lei, che appunto è docente universitario e che quindi ha una visione più ampia di quello che è il mondo dell'edilizia e delle costruzioni in questo momento. A che punto è in termini di ricerca nel campo dell'ingegneria antisismica l'Italia, che comunque vanta da sempre una particolare notorietà appunto nel settore? Credo che in Italia siamo a un ottimo livello dal punto di vista a livello internazionale, anche confrontandoci con colleghi stranieri, partecipando a seminari e congressi internazionali.
direi che l'Italia, dal punto di vista della preparazione scientifica sul tema delle costruzioni antisismiche, ha ben poco da invidiare ad altri paesi nel mondo. D'altra parte, il nostro territorio richiede, per la sua particolarità, richiede una preparazione importante da questo punto di vista. Ci scontriamo quotidianamente con l'esigenza di porre in sicurezza i nostri edifici o di realizzare nuovi edifici che siano robusti dal punto di vista sismico. L'Italia poi è anche contraddistinta da una certa ingegnosità, come sappiamo, e quindi molte tecnologie costruttive sono state sviluppate in Italia anche appunto e soprattutto sul tema della riqualificazione degli edifici esistenti, che è un problema tipico italiano. L'Italia, diciamo che fra rapporto di edifici da tutelare, edifici storici, edifici con un interesse storico artistico e rapporto appunto con la pericolosità sismica del territorio, sicuramente è uno dei territori nel mondo che ha maggiore bisogno di preparazione e competenza in questo settore. Dal 2008 si stimano circa 500.000 di posti di lavoro persi. Quanto il sistema formativo italiano si sta adeguando a questo, secondo lei? E quanto c'è ancora da fare? Beh, allora, il settore dell'edilizia nel 2008 ha subito un grave diminuzione di livello occupazionale, un po' per appunto, l'esplosione della bolla speculativa sulle costruzioni di nuovi immobili. Quindi secondo me sul settore delle nuove costruzioni non c'è molto da fare, c'è molto da fare nel settore infrastrutture, nuove costruzioni, questo sicuramente. Però il livello occupazionale perso e le competenze che diciamo sono state messe in quiescenza dal 2008 sicuramente hanno possibilità di essere impiegate nel recupero dell'edilizia esistente, recupero che ha due motori trainanti, da una parte l'efficienza energetica e dall'altra parte appunto la sicurezza sismica. L'una e l'altra costituiscono una fonte di continuo dispendio di risorse per l'Italia e quindi abbiamo bisogno di investire e quindi di rioccupare persone in queste due tematiche. Il sistema italiano soffre di gravi carenze o comunque ha sofferto nel corso del tempo di gravi carenze. Da una parte appunto la conformità del nostro territorio, per cui abbiamo delle zone altamente sismiche. Noi siamo abruzzesi e quindi sappiamo bene cosa significa subire dei terremoti, e dall'altra parte c'è un sistema relativo all'amministrazione, alla macchina pubblica, che da una parte ha determinato per tanto tempo una forte carenza di risorse e dall'altra parte delle lungaggini burocratiche che hanno di fatto fermato tantissimi cantieri. Secondo lei questo decreto semplificazioni prima ancora il decreto rilancio risolve questi nodi italiani o c'è ancora da fare? E se c'è da fare cosa? Beh, come docente e come professionista soprattutto, quindi diciamo implicato nel processo di progettazione e poi messa in pratica degli interventi di adeguamento sismico, non posso che essere felice di questi incentivi sisma bonus o super bonus che l'Italia ha messo in campo. Sono un po' critico sull'ultima versione, quella del super bonus, dove da una parte si sono tolti dei paletti, i livelli minimi di sicurezza sismica da raggiungere, che invece erano ben codificati nel sisma bonus. Dall'altra si è incrementato il livello di incentivazione portando al 110% e creando una distorsione di quello che è la capacità del mercato di offrire. Cioè adesso c'è molta più domanda che offerta e questo poi ha portato l'eccesso di domanda rispetto all'offerta, ha portato uno squilibrio dal punto di vista dei prezzi. In questo momento non c'è disponibilità di professionisti e di imprese in Italia che sia in grado di soddisfare la domanda derivante dal super bonus. Dal mio punto di vista era molto più efficace, molto più utile una misura come quella del sisma bonus, che dava degli importanti contributi pubblici, però senza portare una distorsione del mercato. Era importante che il super bonus diventasse una misura sistematica e non più a scadenza. E allora avrebbe avuto tutti quanti quell'effetto benefico di riutilizzo del personale, quindi riempiego, aumento del personale occupato in edilizia e soprattutto una programmazione del tempo
degli interventi, quindi interventi più diluiti ma fatti meglio. Marco Manganello, benvenuto alla trasmissione Cantiere Abruzzo, tema della puntata di oggi il Supersisma Bonus. CEO di Ecosism, Marco Manganello ci parlerà di quelle che sono le principali novità della sua azienda, ma soprattutto di quelli che sono i temi principali sui quali bisogna prestare particolare attenzione in questo momento storico. Benvenuto Marco. Allora, leggevo di Ecosism e di quanto è capace come azienda di garantire sicurezza, trasparenza ed economicità delle proprie strutture. Qual è la mission della tua impresa? Guardi, la nostra azienda è da anni che pone l'accento in primis sulla sicurezza degli edifici, sicurezza che intendersi in termini sismici chiaramente, ma anche statici. Ed è per questo che ormai dico nel lontano 2017 abbiamo messo in campo un progetto di ricerca con l'Università di Padova per mettere a punto una soluzione che poi abbiamo chiamato geniale, cappotto sismico da quanto fosse vincente, che potesse coniugare due grandi bisogni degli edifici esistenti nel nostro paese, che sono anche le loro due più grandi criticità, cioè la totale assenza di isolamento termico e la incapacità di resistere alle azioni orizzontali e quindi alle azioni sismiche. Con questa nuova soluzione, che è appunto il cappotto sismico, volevamo soluzionarle entrambe, unendole con un'unica tecnica di intervento che fosse non invasiva, cioè che permettesse di intervenire negli edifici anche se questi sono abitati o comunque utilizzati. Siamo stati un po' dei precursori perché subito dopo entra in gioco il Sisma Bonus, poi trasformato in Super Sisma Bonus 110%, che va appunto a premiare queste due funzioni che la nostra soluzione un po' anticipava chiaramente. Però le dicevo, sicurezza, perché dobbiamo puntare sulla sicurezza? Perché questi grandi bonus che il governo, lo Stato italiano ha messo in campo hanno una grande opportunità ma anche un grande rischio potenziale, cioè il rischio potenziale è che ci concentriamo su cose non così fondamentali nel lungo periodo, che sono chiaramente l'isolamento puramente termico o la sostituzione di caldaie e infissi, tralasciando l'aspetto della sicurezza. Cioè se noi non facciamo una politica molto attenta alla messa in sicurezza e quindi all'efficientamento energetico, possiamo creare un valore nel futuro anche per ripagare questo grande debito. Se invece noi puntiamo solamente a puri efficientamenti energetici senza mai guardare la sicurezza degli edifici, ecco, potrebbero capitare esempi come quelli già tristemente noti dell'ultimo sisma del centro Italia, dove un sisma potrebbe rendere vani molti degli incentivi messi in gioco, perché senza sicurezza non c'è sostenibilità, perché senza sicurezza e sostenibilità sismica non ci può essere neanche quella energetica. Quindi questo è il primo punto. La garanzia del risultato è che con un sistema così semplice come il cappotto sismico abbiamo la certezza di raggiungere elevati livelli di miglioramento sismico e anche l'adeguamento in certi casi e l'efficientamento energetico. Lavorando con soluzioni a base calcestruzzo armato abbiamo la certezza che anche il minimo errore di posa non possa compromettere il risultato finale. Ed infine l'economicità. Chiaramente intervenendo all'esterno con la stessa invasività di un cappotto termico riusciamo ad ottenere anche il miglioramento sismico con costi estremamente contenuti e quindi riuscire con gli incentivi che ricordo oggi sono di 96.000 euro al 110% per il sisma bonus e di 50.000 euro con un'unità, 40.000 euro fino a 8 unità, 30.000 euro oltre le 8 unità per l'eco bonus, ecco, l'unione di questi due incentivi sono è estremamente elevato come incentivo e va a coprire i costi totali dell'intervento di cappotto sismico. Stiamo mettendo a punto una nuova soluzione
che è già in fase avanzata, che si chiama Karma, cappotto armato, che non ha le stesse prestazioni in termini di miglioramento sismico del geniale cappotto sismico, però può in molti casi, evitando l'antiribaltamento fuori piano dei tamponamenti su strutture intelaiate e in calcestruzzo con tamponamenti appunto fragili, di fare un miglioramento sismico locale, evitando che il tamponamento in caso di sisma si possa ribaltare fuori dal proprio piano, e contestualmente sempre fare l'isolamento termico. Quindi una soluzione intermedia che però ha grandissime potenzialità e già il mercato le sta premiando. Sul tema del cappotto sismico ci stiamo invece concentrando molto su nuovi materiali isolanti per rendere sempre più sottile lo spessore complessivo della nuova parete aggiunta all'edificio esistente, per contenerne al massimo gli spessori. Bene, quindi grande attenzione al tema della sicurezza, soprattutto in questo particolare momento dove ci sono due decreti che coesistono: da una parte quello del sisma bonus e dall'altra parte appunto quello legato al 110%, ma c'è anche un tema che è particolarmente sentito dalle imprese, che è quello dell'aumento dei costi dei materiali. Questo è un tema scottante e di estrema attualità. Sono due i temi. In primis, cosa ci aspettiamo dal governo, dallo Stato? Tutti ci aspettiamo chiarezza, ma soprattutto dei termini più lunghi. Oggi i termini sono rimasti il 31 giugno 2022 per l'edilizia, chiamiamola privata, e il 31/12/2022 per l'edilizia pubblica, che ha un po' più di tempo, soprattutto per gli RP, arrivando a giugno dell'anno successivo. Quello che si vuole è un prolungamento degli incentivi, chiaramente, perché così anche la bolla dell'aumento delle materie prime potrebbe momentaneamente calmarsi. Quindi, da un lato, gli imprenditori, le imprese, i progettisti e i committenti hanno bisogno di almeno una visione di medio periodo. Auspicabili sarebbero 3-4 anni per poter programmare al meglio gli interventi. Io soprattutto mi auspico un prolungamento anche del sisma bonus acquisti, che è una manovra che oggi sta veramente portando un grosso sviluppo. Cioè, io parlo di demolizioni e ricostruzioni di edifici che poi vengono venduti al mercato con lo sgravio fiscale. Ecco, questa è veramente la vera manovra rigenerativa, perché lo fanno gli imprenditori, i costruttori, che decidono di rinnovare il patrimonio unendo due grandi benefici: la messa in sicurezza di ciò che c'è, demolendolo, ricostruendolo, e non consumando suolo nuovo. Quindi io auspico che questo sia primariamente aumentato come visione nel medio periodo da parte del governo, e quindi certezza anche diciamo della procedura applicativa dei super bonus, che oggi con la CILA è stata semplificata da un lato, però rimangono sempre le grandi responsabilità in capo ai tecnici in caso di abusi edilizi. Quindi va prolungata e va semplificata tutta la procedura, e questo credo che ormai sia comune a tutti. Sul fronte materie prime, sicuramente una proroga potrebbe portare a un rallentamento, però sai, io sarò molto franco e io non credo che il governo e lo Stato possano intervenire, o minimamente potranno intervenire, su questa guerra, lasciatemi la parola, dei prezzi delle materie prime, perché la guerra, diciamo, è passata da essere sanitaria a essere economica. Il problema è che l'Europa non produce più le materie prime essenziali per generare poi prodotti derivati. Non pensiamo che il problema degli isolanti sia un problema di speculazione. Di base c'è che nel nostro continente non si producono praticamente più le materie prime essenziali. Banalmente, se prendiamo il polistirolo, per farlo ci vuole lo stirene, o il polistirene ci vuole lo stirene, che lo facciamo in Europa, però per fare lo stirene ci vuole il monomero di stirene, che in Europa non c'è. Quindi noi possiamo calmierare quello che vogliamo, ma senza le materie prime essenziali non ci riusciremo mai. Quindi, dal mio punto di vista, l'unica forma per calmare un po' la situazione è prorogare gli incentivi, e io credo che invece la situazione dei prezzi delle materie prime stia andando verso i costi reali delle materie prime. Il mercato edilizio ha lavorato 15 anni sotto costo. Oggi arriviamo con una grande spinta in questo settore, che ricordo dal 2008 a oggi è stato distrutto dalla crisi. Quindi puntare tutto su un settore che ha perso 500.000 di posti di lavoro oggi è abbastanza complesso, perché la domanda
è enorme, però l'offerta è quella che ci lasciano 15 anni di crisi, quindi dobbiamo riallineare queste due curve, la domanda e l'offerta, e questo non si può fare in poco tempo, e soprattutto non si può pensare che una legge possa imporre a chi produce materie prime fuori dall'Europa di vendere in Europa. Queste sono manovre di macro politica economica, sono problemi generati da una visione miope dell'Unione e anche del nostro paese. Abbiamo portato fuori le grandi produzioni di materie prime e oggi ne paghiamo a caro prezzo questa scelta. L'unica manovra che si può mettere in campo oggi per calmierare gli aumenti è la programmazione. Le imprese, i progettisti devono capire che per accantierare oggi devono prenotare, ordinare i materiali con almeno 3, 4, 5 mesi di preavviso. Quindi è finita un'era, non si può più pensare di andare in rivendita a comprare i materiali il giorno prima che inizi il cantiere, il mondo è cambiato e finalmente, dico da un punto di vista positivo, si inizia a ragionare in programmazione, si inizia a capire che i produttori non sono solamente dei soggetti a cui chiedere gli sconti, sono dei partner con cui bisogna programmare i lavori, perché solo così si potrà avere un'edilizia che funziona e che porti veramente a un rilancio di un'economia che al momento è ferma, ma dà grandi segnali, grandissimi segnali di ripartenza, e dobbiamo essere bravi a sfruttarli. Se il realizzo degli interventi di riduzione del rischio sismico per ottenere l'agevolazione del 110%, devo dimostrare il salto di due classi sismiche? Se le precedenti normative prevedevano una detrazione compresa tra il 70 e l'85% delle spese sostenute per interventi antisismici, che consentivano il passaggio di uno o due classi di rischio sismico, così come vengono definite dal DM 58 del 2017, con l'introduzione dell'aliquota agevolata al 110% del superbonus, non si fa più distinzione rispetto all'entità della riduzione del rischio sismico, ma si richiede solo l'asseverazione del miglioramento e dell'efficacia raggiunta con l'intervento previsto. Pertanto, per usufruire degli incentivi del 110% su case unifamiliari, condomini o per la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, è necessario che gli interventi siano realizzati su edifici compresi all'interno di zone individuate sismicamente come 1, 2 e 3, che gli interventi realizzati siano riconducibili con riferimento a quanto previsto dalle norme tecniche del 2018 ad interventi di miglioramento o adeguamento sismico o, come più recentemente è stato sottolineato, anche interventi locali. Infine, è necessario che sia asseverata l'efficacia dell'intervento di riduzione del rischio sismico previsto da professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione lavori e del collaudo, ognuno per le proprie competenze. Ma non è mai necessario dimostrare il passaggio di una o due classi di riduzione del rischio sismico. Sono tanti quindi gli interrogativi sui quali continuano a farsi delle domande i protagonisti di questa ricostruzione tutta italiana post emergenza da coronavirus. Calmierare i prezzi, riuscire a riprogrammare i posti di lavoro e soprattutto dimenticare una crisi che è iniziata nel 2008 e che continua a far sentire i propri strascichi. Arrivederci alla prossima puntata. Grazie. Questo programma è promosso da Anci Abruzzo e Isea, con il sostegno di
Ecosism, di Donato S.P.A., fratelli Ettore e Carlo Barattelli. Sciarra Costruzioni, Ierbelli Costruzioni, Falone Costruzioni, Eternedile Magazzini per l'Edilizia, Madis Costruzioni.